ti porta nel vivo del gioco. Mondialissimo, il telegiornale ogni domenica alle 20.30 su Tele Monte Carlo, la TV del 90. Bulova vi informa dell'ora esatta. Bulova, la macchina del tempo. È l'ora dell'informazione. Buonasera, si è conclusa oggi un'altra giornata campale per le questioni del disarmo e dell'unificazione delle due Germanie. A Varsavia, il presidente tedesco occidentale von Weizsäcker ha fornito ampie assicurazioni all'Unione Sovietica sul ruolo pacifico della Germania unita nell'Alleanza Atlantica. A Bruxelles, invece, nel corso del vertice dei ministri degli esteri della NATO, il segretario americano James Baker ha illustrato la proposta del presidente statunitense Bush per la riduzione delle armi nucleari in Europa. All'appuntamento NATO sulla Germania, i 16 dell'Alleanza Occidentale sono arrivati già d'accordo sull'essenziale. Germania unita dentro le strutture atlantiche, cercando una formula di compromesso accettabile per Mosca. E forse per facilitare l'intesa, James Baker ha annunciato che il suo governo rinuncerà all'ammodernamento dei sistemi nucleari Lance a corto raggio. Già si parla di una terza opzione zero sui missili con un raggio inferiore ai 500 chilometri. Nelle stesse ore da Washington, George Bush ha confermato la proposta aggiungendo che è il momento di elaborare una strategia per la trasformazione dell'Europa nel prossimo decennio. Il discorso Germania Unita verrà ripreso sabato nella conferenza 2+4, due Germanie, Stati Uniti, Unione Sovietica, Francia e Gran Bretagna. I cambiamenti in Europa percorreranno invece i binari della conferenza CSCE, che dovrebbe riunirsi al vertice a New York in settembre insieme all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il primo ministro lituano, signora Kazimiera Prunskiene, è giunta negli Stati Uniti dove si è incontrata con il presidente George Bush. La Prunskiene ha affermato a Washington che il suo governo è pronto ad accettare una serie di compromessi per raggiungere un accordo con Mosca. L'esponente lituana ha aggiunto però che Vilnius non accetterà mai di annullare la secessione dall'Unione Sovietica. Per questo la Prunskiene chiede ai paesi occidentali di garantire l'indipendenza lituana contestualmente all'apertura del negoziato con il Cremlino. Nel sud dell'Italia le elezioni amministrative si stanno trasformando in una strage. La scorsa notte un altro candidato è stato ucciso in Calabria. È il decimo nel giro di poche settimane. Fino all'ultimo una campagna elettorale insanguinata, anche se allo stato delle indagini si esclude il movente politico. Antonio Stellitano, 31 anni, operaio forestale, candidato al consiglio comunale di Staiti nella Locride, in qualità di indipendente di sinistra nella lista civica Unità Democratica. Il suo cadavere è stato rinvenuto la scorsa notte a Brancaleone, nei pressi di Reggio Calabria. È stato ucciso a colpi di fucile caricato a pallettoni, ma stavolta, più che di movente politico, si pensa alla faida di Motticella, una guerra fra due famiglie che in 6 anni ha provocato oltre 40 omicidi. A carico di Antonio Stellitano risultavano infatti parecchi precedenti penali, sia contro la persona che contro il patrimonio. Un omicidio che forse non troverà collegamenti con gli altri che in queste settimane hanno fatto da prologo inquietante e macabro alle elezioni di domenica prossima. Tuttavia è un ennesimo delitto che rafforza quel clima di paura che si è diffuso in Calabria, in Campania e in Sicilia. Tra qualche istante i nostri servizi sulla campagna elettorale nelle grandi città italiane. In primo piano il caso di Napoli e della Campania, una delle zone più colpite dal fenomeno dell'infiltrazione della malavita nella vita politica. Questo è il nuovo videoregistratore Grundig VS680 Super VHS Full Digital Stereo Hi-Fi, 7 testine, telecomando con 500 funzioni e titolatrice. E poi c'è uno zoom impressionante. In qualunque parte dello schermo potete ingrandire un dettaglio per 2, per 4, per 8, per 16. Videoregistratore Grundig VS680. La differenza è uno zoom sorprendente. Siamo in riserva. Non ti fermi? Più avanti. Conosci? No. Alla Fina c'è un amico, anche se non lo conosci. Da Fina, da amici.
A tre giorni dalle elezioni amministrative italiane emerge in modo sempre più inquietante l'intreccio tra politica e criminalità organizzata. La Campania è una delle regioni italiane in cui questo legame ha assunto maggiormente il carattere dell'emergenza. La cartolina di Napoli, vista da vicino, appare sfigurata dal degrado che in questa settimana la consolazione dello scudetto ricopre di azzurro e la campagna elettorale ricopre di candidature a frenare lo sfascio, magari proprio in nome dello scudetto e con l'ingombrante sospetto di collusioni con la camorra. Ecco il tema elettorale, neutralizzare la miscela del degrado, fatta di insufficienza politica e di assalto camorrista. Il rinnovamento del consiglio regionale, di quello provinciale, di molti comuni, serve per creare una buona condizione dei poteri locali contro le minacce della delinquenza e a favore di un'azione di sviluppo che consenta anche di risolvere i problemi sociali, tra questi quello del lavoro. E ci si trova davanti una criminalità disorganizzata, come dicono in questura, un esercito di mezze tacche, gli arricchiti della droga, che devono uccidere platealmente per dimostrare di valere qualcosa. Non vi è più una camorra piramidale, cioè con dei capi cosiddetti carismatici che organizzavano il crimine, quindi avevano un loro modo di esistere. Adesso vi è una criminalità diffusa, meno verticale, con tantissimi gruppetti. Secondo quanto hanno accertato le forze dell'ordine, il potere camorrista a Napoli e provincia è polverizzato fra una settantina di famiglie. In 10 anni dal terremoto ad oggi, 1760 omicidi hanno regolato i rapporti di forza fra questi clan. L'assalto diretto alle amministrazioni locali comincia nel 1984 per controllare i miliardi del terremoto e gli appalti pubblici in cui riciclare i narcodollari. Un rapporto dei carabinieri per tutta la Campania individuava 192 amministratori sospettati di questo tipo di collusione. Non risulta che sia stata avviata su di loro una qualsiasi indagine che già avviata avrebbe forse cooperato a tenerli fuori dalle liste. I nuovi guappi sono tanto arroganti e impreparati da cercare l'aggancio non solo di assessori ma perfino di ministri. Si è scoperto un tentativo fallito con l'ignaro responsabile del bilancio Paolo Cirino Pomicino, che intanto proponeva un governo di 12 saggi per Napoli. C'è bisogno che i maggiori responsabili di tutti i partiti, quelli di maggioranza e quelli di opposizione, tornino in consiglio comunale per dare due segnali. Uno, quello di dire a tutta la migliore classe dirigente di rientrare nella battaglia politica, nella battaglia civile. Secondo, per aiutare i nostri consiglieri comunali in uno sforzo di progettazione che abbia la capacità di aggredire i mali storici della città. E mentre al comune di Napoli dalle intercettazioni telefoniche sale un mare di velenosi sospetti smentiti dalla magistratura, come nel caso dell'assessore Silvano Masciari, davanti ai candidati uccisi gli inquirenti avvertono che il movente più probabile non è sempre quello politico, come il clima elettorale spinge a credere. Firenze si avvia verso il voto del 6 maggio in un clima che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è avvelenato più di tanto dalle polemiche sugli immigrati extracomunitari. Le violenze del passato sembrano essere state rimosse dalla coscienza collettiva della città. Il centro di Firenze in un giorno qualsiasi di questa primavera che tanto ha tardato ad arrivare. Sole, negozi, tanti turisti. Rispetto a pochi mesi fa mancano solo loro, i venditori di colore, che non stendono più i tappetini coperti di mercanzia in via dei Calzaioli, salotto di lusso della città o nelle strade limitrofe. Sarà il clima elettorale, ma ininterrottamente le vie centrali del capoluogo toscano vengono percorse dalle squadre della nettezza urbana, quasi a sottolineare che qui la stagione dei Vucum Pra è definitivamente terminata. Loro, gli immigrati extracomunitari, sembrano scomparsi, confinati come sono in periferia. Le forze dell'ordine, d'altra parte, vigilano. In centro è tollerato solo un saltimbanco che presto però alza le tende. Gli episodi di violenza delle ultime settimane non si sono più ripetuti, ma sono bastati loro a far conquistare a Firenze il poco invidiabile titolo di capitale italiana dell'intolleranza nei confronti degli immigrati extracomunitari. Un primato che qui tutti vogliono far dimenticare. Ma questa è una storia che adesso è diventata abbastanza antipatica. Io non direi che sono un grosso problema, bisognerebbe affrontarlo nella maniera corretta e non sarebbe un grosso problema. I migranti ci sono sempre stati, e poverini, se ci sono, prendiamoli. I migranti non ci danno più noia in questo momento. Ma a me ora non mi danno noia.
Dopo l'intervento della polizia c'è un clima di rappacificazione generale. Sembrano volerla far vivere a Firenze in vista del voto comunale anche i candidati dei due partiti che sul problema degli immigrati si sono dati battaglia, socialisti e repubblicani. L'ex sindaco Morales, capolista del PSI, sdrammatizza. Firenze è una città tollerante, certo i cittadini fiorentini reclamano giustamente sicurezza e anche il rispetto della legge, perché la legge è uguale per tutti. Acqua sul fuoco la getta anche il suo rivale repubblicano, Giovanni Ferrara. La questione degli immigrati non ha dato luogo a una rissa, ha dato luogo a qualche episodio di violenza, ma è tutto marginale e peraltro da ricondurre a fattori di teppismo che c'erano anche prima e che non sono collegati a questa questione. Sono in pochi intorno a Piazza della Signoria a dire quel che pensano. Secondo lei qual è il problema principale di Firenze oggi? Beh, al momento è l'immigrazione, in primo posto. Il più sincero sembra proprio un conduttore di carrozzelle. Gli immigrati sì sono un problema, è di molto valore. Io sono razzista, ma però in certo momento sa. Tra poco il caso Venezia, dove il voto delle amministrative rischia di trasformarsi in un referendum sull'Expo 2000. Questo è il nuovo videoregistratore Grundig VS680 Super VHS Full Digital Stereo Hi-Fi, 7 testine, telecomando con 500 funzioni e titolatrice. E poi c'è uno zoom impressionante. In qualunque parte dello schermo potete ingrandire un dettaglio per 2, per 4, per 8, per 16. Videoregistratore Grundig VS680. La differenza è uno zoom sorprendente. Se i vostri tassi di interesse vi danno problemi di oscillazione, investite in certificati di deposito Mediocredito Imer da 18 a 60 mesi, interesse a tasso fisso fino al 12,50%, senza commissioni aggiuntive, monetizzabili in ogni momento. Certificati di deposito Mediocredito Imer, interesse sicuro nel tempo, investimento felice. Mediocredito Imer Bologna. I problemi specifici delle diverse realtà locali italiane diventano in campagna elettorale il centro della disputa dei candidati. A Venezia, per esempio, popolazione e politici si dividono tra chi vuole o meno che la città diventi la sede dell'Expo 2000. Dimenticare Venezia, mai. Salvare Venezia, sempre. Ma come? Meno chiacchiere e più fatti. Un fatto potrebbe essere la grande esposizione universale del 2000. Venezia dal 1986 è stata candidata come sede dell'Expo insieme a Toronto e ad Hannover. La decisione verrà presa il 14 giugno prossimo. Il voto veneziano del 6 maggio si è trasformato quindi in una sorta di referendum sull'Expo 2000. Una proposta cavalcata in prima linea dal ministro degli esteri Gianni De Michelis, che in nome dell'Expo si candida a sindaco socialista della sua città, ma le polemiche non mancano. Mi sembra una cosa troppo grande per Venezia, preferirei estenderla tutto il territorio nazionale. Contrari all'Expo sono anche comunisti, repubblicani, democroletari e verdi. Contrario lo stesso Carlo Ripa di Meana, compagno di partito di De Michelis e commissario CEE. I cosiddetti contrari non hanno portato un solo argomento oggettivo che debba far temere che l'Expo, accanto ai vantaggi indubbi che dà, poi porti degli svantaggi insopportabili. Quindi non vedo ragione di cambiare la mia idea. No, la città non si presta al flusso di gente che potrebbe arrivare, non c'ha i mezzi. I turisti, amati e odiati allo stesso tempo, come potete vedere, sono i protagonisti della città di Venezia. Nei 4 mesi in cui si dovrebbe tenere l'Expo 2000, il flusso dei visitatori dovrebbe aggirarsi addirittura dai 15 ai 18 milioni, contro i 7-8 milioni abituali di turisti che vengono a Venezia ogni anno. Riuscirà Venezia a contenere questo flusso devastante di turisti? Il problema non è quello di, come si può dire, di avere paura di flussi turistici, il problema è di imparare a gestirli. Allora, di nuovo, senza l'Expo probabilmente ci troveremo nel 2000 come oggi, quindi per molti giorni all'anno in una situazione confusa e caotica. Con l'Expo saremo costretti, studiando esperienze che già esistono nel mondo, a imparare a una gestione moderna e intelligente di questi flussi turistici. Ma sì, l'Expo deve portare lavoro a quelli di fuori che vengono qua, che le case da un po' di mesi, da quando De Michele ha cominciato a parlare dell'Expo, sono salite alle stelle, e allora no, non sono più d'accordo. L'Expo terrebbe i giovani a Venezia e non li allontanerebbe. Venezia, nella classifica dei suoi amori, che posto occupa? Senza alcun dubbio il numero uno.
Dopo le discoteche e dopo la politica. Molto prima della politica e molto prima anche delle discoteche. E vediamo ora le notizie economiche. Ancora una giornata positiva per la Borsa Valori di Milano. Si è allentata in parte la tensione legata all'incognita delle elezioni amministrative di domenica. La seduta odierna ha segnato un aumento dell'indice MIB dello 0,7%. L'indice si è attestato a quota 1013 contro le 1006 di ieri. Sul mercato dei cambi, dollaro su livelli incerti, la moneta americana ha perso punti a Parigi, Francoforte e Milano e ha perso terreno in apertura anche a New York. Rispetto alla lira, oggi il dollaro ha perso due punti, chiudendo a 1.234,05 centesimi. Stabile invece il marco tedesco, fissato a 732,90 centesimi contro le 732,92 di ieri. E con questo è tutto, vi lascio adesso allo sport, arrivederci e buon proseguimento di serata. La vita in fondo.